Un nuovo assetto istituzionale per la CNA L'Aquila Sulmona, che ha presentato il piano di organizzazione e programmazione pluriennale che punta a un sostegno concreto al mondo dell'artigianato e delle imprese. Sono 1.546 le imprese associate alla CNA. L'Aquila e la sua provincia devono ripartire dalla valorizzazione del tessuto artigianale ed economico, ha dichiarato il nuovo presidente della CNA L'Aquila Sulmona, Gianfranco Torelli. Eletto a luglio scorso, Torelli ha raccolto il testimone di Giorgio Stringini, presidente onorario dell'associazione. Il direttore della CNA, Agostino Del Re, ha illustrato il report dei danni provocati dal sisma. Dei 108 comuni della provincia dell'Aquila, 48 fanno parte del doppio cratere, per un totale di 110.000 residenti e 48.500 famiglie. Sono ben 10.500 le imprese che hanno subito danni diretti o indiretti dal sisma, con 37.250 dipendenti coinvolti in cassa integrazione o sospensione momentanea dell'attività lavorativa. Un'analisi che ben identifica la portata devastante del sisma, ma servono misure per riprendersi. Sviluppare immediatamente quello che può essere la rigenerazione del territorio. Il territorio che non si intende esclusivamente su quello che è il danno materiale, ma si intende anche su quello che può essere uno sviluppo di quelle che sono le realtà economiche. Perché fra l'altro la ricostruzione sta andando avanti, anche se poi la ricostruzione pubblica ha grosse difficoltà, non si riesce ad insediare in maniera importante edifici di interesse pubblico al centro storico. Un esempio fra tanti lo vediamo anche su fabbricati, ivi compreso il fabbricato della Camera di Commercio, che è l'unico ancora che non parte su lavori, quello che sta praticamente che fa un angolo su via San Crisanto. E quindi sapendo che la Camera di Commercio è una realtà che rappresenta l'economia, insomma, un edificio ancora non si realizza, non so quali sono gli impedimenti, però non è che depone positivamente. Fermo restando che sul discorso delle imprese noi oggi abbiamo un'opportunità che è quella di fare centro. Fare centro è un importante sistema per cui incentiva le persone a tornare al centro storico più a creare nuove opportunità. E sul discorso delle nuove opportunità e anche sulle realtà tradizionali che rimangono, è un discorso per cui oggi potrebbero rappresentare circa 300 nuove imprese che si stabiliscono in tempi brevi.